Buongiorno a tutti. Questa che presento è una mostra multivisuale, multisensoriale, diciamo, che è stata pensata per qua, per Expo dei Popoli, per il Forum dei Popoli, da me, Alessandra Cavalli, e dall'Associazione Congegni. L'idea è quella di portare un punto di vista laterale, un punto di vista diverso, anzi più punti di vista. Molte persone con me hanno realizzato questo progetto per parlare e per pensare a uno scenario diverso, un mondo senza sete né fame per noi e per tutte le specie del nostro pianeta. Forse un pensiero, piccoli pensieri, piccoli passi in evoluzione, direi. Ecco appunto, questo progetto è stato pensato, oltre da me, anche da tante altre voci, occhi e menti. È proprio di questo che noi vogliamo parlare, senza un cambiamento, senza un movimento, senza le voci di tutti, senza tutti i sensi, questo cambiamento è impossibile. In particolare ho portato 11 video di artisti diversi, ognuno parla della nostra modo di cibarsi, di comunicare col cibo, attraverso ognuno con la propria idea. Vi consiglio di vederli, sono qui a fianco. Sono tutti dei piccoli delle emozioni. Mi piacerebbe che tutti li vedessero, qui non è possibile farli girare. Poi ho portato due artisti che parlano di piatti dimenticati, appunto, e di nuovo sono qua vicino. È un discorso ironico e sottile anche, sullo spreco, ma anche sulla nostra fissazione di parlare, di guardare, di fotografare, di postare cibo. Questi piatti sono stati dimenticati. Poi un piccolo contributo solo sonoro. Appunto, uno dei punti di vista che vorrei portare è che l'occhio prevale sugli altri organi nel nostro pianeta, ma l'udito per le altre specie, ad esempio, è fondamentale, per noi molto meno, finiamo di essere sordi nella vecchiaia. E quindi ho portato un documentario sonoro su. Come si intitola Facile come bere un bicchiere d'acqua, ma parla di esperienze in molti posti del mondo, età diverse, persone di ogni età che parlano della loro esperienza di aver vissuto senza l'acqua potabile in casa. C'è un sonoro e poi ci sono queste persone che ringrazio molto perché hanno dedicato il loro tempo alla mia idea. E infine, Diari del Frigidaire, si tratta di una mia idea, è una mia opera visuale, ma anche sociologica, nel senso che è un'investigazione di come mangiamo nella nostra società contemporanea, anzi di come conserviamo il cibo, che è di nuovo un problema diverso rispetto al cibo mangiato direttamente. È la cosa che si vede meno. Infatti, inizialmente è nato come un progetto estetico, poi è divertente forse, almeno mi sembrava un'idea divertente, poi nel corso del tempo è diventato sempre più complicato realizzarlo. Ad oggi sono a 50 frighi di nazionalità diverse, ma per ogni frigo corrisposto una relazione, perché entrare nella vita delle persone attraverso il loro frigorifero, aprirlo, è una cosa estremamente particolare, intima e
difficili da realizzare, molti hanno negato la loro, il loro consenso. Così sto pensando, eccolo qua, lo vedete tutto intero, spero, un pezzo, non tutto intero, comunque l'idea è questa. Vorrei, per vederlo, vi spostate nell'altra sala, ma mi piacerebbe molto che tutti voi e tutti quelli che ancora da qui al futuro vedranno questo video, che mi scrivessero, mi mandassero la foto del loro frigo, da qualsiasi parte del mondo vengono. Basta dire la parte del mondo da cui vengono o dove sono, no, il nome non è necessario, mi basta la composizione familiare. Vorrei andare avanti con questo progetto. Vi ringrazio tutti e spero a un futuro insieme a voi. Grazie.